Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Si sta avvicinando Halloween e io quindi ho pensato di fare un altro video un po' creepy. Sapete quei video che piacciono a me con quelle storie un po' misteriose, quei luoghi un po' misteriosi? E oggi vi racconto la storia di una ragazza italiana ed è una cosa che è accaduta sul serio, una storia vera ed è accaduta proprio la notte di Halloween. Un gruppo di ragazze la sera di Halloween ha pensato di fare qualcosa di diverso e di più spaventoso rispetto al solito. Quindi hanno pensato di evocare lo spirito di una donna che abitava tempo prima nel loro paese e che era morta appunto nella sua abitazione. Loro si sono avvicinate a questa casa e hanno pensato di entrare nel fienile adiacente, che comunque veniva sempre lasciato aperto perché i vicini di casa posizionavano lì degli attrezzi da lavoro. E all'interno di questo fienile evocare il suo spirito. Erano assolutamente attrezzate perché avevano la tavola Ouija, che è quella tavola appunto che serve per chiamare gli spiriti, per fare le sedute spiritiche. È una tavola di legno che ha sopra incise delle lettere, dei numeri, ci sono le parole sì e no, c'è scritto goodbye, ci sono dei simboli esoterici, c'è appunto un puntale che la persona che fa la seduta spiritica, diciamo, utilizza per comunicare con lo spirito. Quindi erano attrezzatissime, avevano anche questo strumento. Si sono messe tutte intorno alla tavola Ouija, con le dita puntate sopra al puntale, appunto, e hanno evocato lo spirito. Hanno chiesto se c'era qualcuno lì con loro e all'inizio non è successo niente. Poi, quando hanno cominciato ad insistere a chiedere se c'era qualche spirito lì con loro, il puntale ha cominciato a vibrare. Poi, dopo poco tempo, ha cominciato a spostarsi sulla parola sì. Allora loro hanno chiesto se era lo spirito della donna appunto deceduta che loro volevano evocare. Il puntale ha cominciato a muoversi come impazzito, puntando di qua e di là su lettere, formando delle parole senza senso, e poi si è fermato sul no. A questo punto le ragazze hanno cominciato a spaventarsi. In particolare una ragazza si è spaventata molto e voleva andarsene. Ma quando ha detto io me ne vado, abbandono la seduta, il puntale ha cominciato a muoversi e ha formato la parola resta. Inoltre, sempre muovendosi, ha formato una serie di altre parole senza senso che le ragazze non riuscivano a capire. La ragazza che stava guidando la seduta spiritica ha chiesto allo spirito quale fosse il suo nome e lo spirito ha scritto appunto il suo nome. A quel punto, le ragazze hanno visto dall'altra parte del fienile un'ombra nera che in qualche modo le fissava. Si sono spaventate e in quel momento sono caduti dalla parte opposta del fienile degli attrezzi da lavoro in un modo veramente inspiegabile, cioè senza un motivo apparente. Allora le ragazze spaventatissime hanno lasciato all'improvviso il puntale, hanno tolto le mani, volevano scappare. Però chi conduceva la seduta sapeva che non poteva essere chiusa così una seduta spiritica, in qualche modo dovevano mandare via lo spirito. Allora si sono messe di nuovo intorno per chiudere, ma quell'ombra nera continuava a fissarle e non voleva andarsene. Allora la ragazza che conduceva la seduta si è spaventata, si è arrabbiata, si è rivolta a quell'ombra nera che continuava a fissarle e ha detto con in modo molto brusco a quell'ombra di andarsene, di smetterla di spaventarle. A questo punto il puntale ha cominciato a muoversi e ha formato la frase la fine sia. Poi è andato a finire su goodbye e da lì non si è più mosso. Da quel giorno, anche se sono passati tantissimi anni, la ragazza che all'inizio voleva andarsene continua a sentire un fischio costante nell'orecchio, un ronzio, se chiude gli occhi vede una luce abbagliante che le impedisce di dormire, quando le poche volte che riesce a dormire ha degli incubi ricorrenti e quando si sveglia praticamente si ritrova sul corpo dei graffi. E questa ragazza davvero non fa più vita. Inoltre, in casa sua accadono delle cose strane, come ad esempio bicchieri che si rompono all'improvviso anche se sono riposti tranquillamente nella cristalliera, piatti che cadono senza un motivo apparente. Allora questa ragazza si è rivolta al prete della sua zona per chiedergli aiuto. E lui le ha detto che, a parte il fatto che non avrebbe dovuto fare queste cose, comunque che l'unico modo per uscirne poteva essere quello di portare sempre un rosario al collo
e di andare alla messa tutte le settimane. Lei ha fatto così e effettivamente qualcosina è cominciata a migliorare, le cose un pochino sono migliorate, però nonostante questo ancora oggi ogni tanto in casa sua accadono cose strane, piatti che si rompono, cose che cadono all'improvviso e lei continua ad avere costantemente questo ronzio nell'orecchio. Questa è la storia di questa ragazza italiana, è veramente una storia molto inquietante, io quando l'ho letta effettivamente sono rimasta molto inquietata perché ho pensato, cavolo, questa ragazza comunque soffre perché comunque alla fine ha riportato delle conseguenze veramente serie per quella che doveva essere alla fine una serata diversa, una serata diciamo di gioco, di cose particolari. A proposito di questo, io vi dico che con la tavola Ouija non si dovrebbe mai giocare perché comunque sono quegli strumenti che in qualche modo aprono la porta agli spiriti e non si sa mai quando si apre quella porta quello che può arrivare. Quindi io vi sconsiglio vivamente di giocare con questo strumento. Se volete un video specifico sulla tavola Ouija, fatemelo sapere perché magari vi parlo appunto di questa tavola, di come si utilizza e di cosa non si dovrebbe mai fare quando si utilizza. E insomma, quindi ve ne parlo un po' più nel dettaglio. Se vi interessa, me lo scrivete nei commenti oppure sulla mia pagina Facebook e io vi accontento. Mi fermo, ragazzi, con questa storia perché mi sono venuti effettivamente un po' i brividi, quindi vi saluto, vi mando un bacio, vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Continuate a seguirmi, seguitemi anche sui miei social, vi mando un bacio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!